pasta e fagioli con le cozze, un piatto se volete estivo e anche un pochino autunnale, visto che la stagione ci chiude una stagione appunto e ci ne apre un'altra. 30 minuti di preparazione, 20 minuti di cottura per un piatto completo dal punto di vista nutrizionale e adatto per 4 persone. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi: fagioli borlotti, trofie fresche o ditalini rigati, aglio, cozze, passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale finissimo iodato e pepe nero. Alcuni di questi prodotti fanno parte delle linee I Tesori, Bio e Pan Panorama. Come prima cosa direi di portare in temperatura un po' di olio extravergine d'oliva per scaldare e quindi profumare dell'aglio. Lo lasciamo in camicia. Appena aggiunge un pochino la temperatura andremo ad aprire le cozze che poi lavoreremo successivamente. Nel frattempo io mi sono già preparata gli altri ingredienti che mi serviranno per la ricetta. I fagioli già lessati e scolati in questo caso, la passata di pomodoro è già nelle condizioni di poter essere poi utilizzata successivamente, infine la pasta. L'olio è in temperatura, versiamo le cozze. Chiudiamo e facciamo in modo che si aprano. Le cozze si sono aperte tutte, vado a recuperare l'acqua di cottura e recuperiamo il wok per continuare la cottura dei nostri ingredienti, per cui un altro filo d'olio, la passata di pomodoro. Nel frattempo cuciniamo le trofie, rimaniamo nel Mediterraneo. 6-7 minuti di cottura, durante questo tempo andiamo a lavorare le cozze, una parte, due terzi, le andiamo a sgusciare completamente e un terzo ci servirà invece per la decorazione finale. Bene, la passata in temperatura, aggiungiamo i fagioli, come vi dicevo, già scolati, poi aggiungiamo le cozze, quelle già aperte, e infine la pasta che è quasi cotta andiamo ad aggiungerla. Se volete potete evitare di lessare la pasta come sto facendo io e di terminare la cottura aggiungendo il fondo di cottura che abbiamo recuperato dall'apertura delle cozze, dalla cottura delle cozze. In questo modo il vostro piatto sarà ancora più profumato. A questo punto tocco finale, si vanno ad inserire le cozze che abbiamo lasciato intere e siamo praticamente pronti per il servizio, che possiamo fare addirittura utilizzando il wok, perché è rivestito di una guaina antiaderente, se così si può dire, ma la base è alluminio e quindi questo consentirà al contenitore di mantenere la temperatura perfetta per tutta la durata del piatto. Macinata di pepe nero in questo caso ci vuole sempre, se volete un pizzico di prezzemolo, se no no, e buon appetito! Buon appetito da Anna Maria Pellegrino e da Pan Panorama. Queste e altre video ricette le puoi trovare nel sito di panpanorama.it.